Io ringrazio Bilal per la chiarezza con cui è riuscito a dire delle cose che immagino e pensiamo e vorremmo costruire davvero insieme. Dopo avremo modo di interagire ancora con Lia Bilal. Io ringrazio ancora Carlotta che sta facendo un lavoro davvero faticoso ma pregevole. E vorrei proseguire su alcune questioni, continuare ad approfondirle, con una domanda che faccio a Francesco. Credo che già dalle narrazioni di Ali e Bilal sia emerso in maniera chiara come questo movimento si è evoluto, come ha intrecciato più persone, più corpi, più sensibilità. Un tema importante, a mio avviso, è quello di una dialettica continua tra un piano di lotta, vero, reale, ma un piano di organizzazione che è altrettanto reale, altrettanto inedito, altrettanto importante. Ecco, questa dialettica, tu poi tra l'altro sei appena tornato dalla terza, tra l'altro facendo un viaggio abbastanza duro, ecco, sei appena tornato dalla terza assemblea delle assemblee che sicuramente rappresenta un ulteriore passaggio di questo rapporto tra lotta e organizzazione. Un'altra questione che mi interessa, che ci interessa approfondire è anche come è mutato il piano delle rivendicazioni. Lo dicevano prima sia Ali che Bilal, si è partiti da una questione anche contraddittoria, che era quella della carbon tax, contraddittoria ad esempio se pensiamo a un piano di giustizia climatica, però poi ad esempio il tema dell'ecologia è diventato sempre più centrale. Ecco, queste questioni credo che siano un ulteriore tassello interessante per proseguire questa discussione. Grazie per questo invito e sono molto felice di essere qui. È la prima occasione di restituzione dal vivo in Italia dopo 8 mesi dall'esplosione del movimento che io ho. E questo è il primo elemento da sottolineare per cominciare a rispondere alla tua domanda. Si sono fatti tanti paragoni storici, analogie, alcune tengono, altre meno, e senza dubbio nella continuità discontinua della storia sociale e politica francese, un movimento che si iscrive nella durata. Sono 8 mesi che questo movimento non cessa di trasformarsi, non fa che trasformarsi. E che si consolida. Nella storia della Quinta Repubblica, nella storia recente francese, non ci sono precedenti di questo tipo. Il maggio francese, intensissimo, è durato poco più di un mese. Guardandolo dall'esterno, io credo che sia un elemento estremamente importante. Come le grandi sequenze di lotta, della storia francese, la dimensione sociale e quella politica del conflitto di classe sono inseparabili. Questo è un tratto caratteristico dei Gilets Jaunes. E quindi, da un lato, l'insistenza sulla vita, sul costo della vita, sulla dignità della vita, sulla lotta contro le condizioni di declassamento, di impoverimento del lavoro contemporaneo nelle sue forme molteplici, e dall'altro la reinvenzione di uno spazio politico, di forme di decisione politica collettiva, di forme di espressione politica. Questi due elementi sono indissociabili. E si aggiunge una terza variabile che ne fa ancor più l'interesse, che è precisamente la questione ecologica, che fin dall'inizio è stata posta nei termini di una contraddizione. Non poteva che essere posta così, nei termini di una contraddizione, nei termini di un terreno di lotta e di antagonismo. Torno dalla terza assemblea delle... Torno, vengo dalla terza assemblea delle assemblee che si è svolta a Mont-Solemin, in una
cittadina ex operaia del centro della Francia, alla quale hanno partecipato 250 comitati provenienti dall'insieme della Francia, quindi da diverse frazioni del territorio francese, città, aree periurbane, chiamiamole così per stare, diciamo, alla terminologia tecnica della geografia urbana, zone rurali anche. E questo è l'altro elemento che ne fa un valore, diciamo, aggiunto, che ci spinge a dire che sia un movimento inedito. Si insiste molto sul fatto che questo movimento presenti dei caratteri di assoluta novità. È un movimento che sta ricomponendo in una forma federativa e decentrata un territorio come quello francese profondamente frammentato, nel quale le zone rurali comunicano con le zone metropolitane, nel quale differenti generazioni entrano a contatto e si incontrano, condividono delle esperienze, condividono dei valori comuni, in quello che è il punto di origine di questo movimento, che è la rotatoria. Io la chiamerei rotonda perché ci raffigura meglio la dimensione spaziale del movimento, e quella che è non solo un'allusione ma una sperimentazione pratica, una costruzione concreta di democrazia diretta. E quindi sono 8 mesi ed è la terza assemblea delle assemblee. La prima si è svolta a Commercy, come diceva lì, la seconda a Saint-Nazaire, la terza a Mont-Solemin. I comitati hanno continuato a crescere, così come la costruzione politica, la costruzione strategica. Ma per soffermarci un po' meglio su quello che tu hai definito il rapporto tra processi di lotta e processi di organizzazione, credo che sia utile tornare per un istante al 17 novembre, al momento originario, all'evento originario, diciamo. E precisando che, per quanto questa giornata, questo momento di nascita abbia in una qualche maniera sorpreso tutti, e quindi non lo si possa ricondurre a un rapporto lineare di causalità, però bisogna contestualizzare, a mio avviso. La Francia ha vissuto una stagione di lotte importanti a partire dal 2016. Per quanto il movimento dei Gilets Jaunes in questo senso costituisca un salto di scala, di intensità, di forza. E però che cosa accade? Accade che dopo la prima stagione di lotta contro la loi Travail, accanto a ciò c'è la sperimentazione della Nuit Debout, che è un fenomeno essenzialmente che attraversa Parigi e pochi altri centri, abbiamo l'elezione di Macron. E Macron in qualche modo si colloca in un contesto preciso, che è quello dell'esaurimento della Costituzione materiale della Quinta Repubblica. Macron presenta una politica, diciamo così, start-up, nel senso che il suo partito è un partito start-up che nasce nell'esaurimento di quello che era il sistema politico che teneva la Quinta Repubblica, e immediatamente inaugura una stagione di politiche neoliberali. La primavera precedente, dall'assalto ai ferrovieri, con la modifica dello statuto dei ferrovieri. È l'ultimo, degli attacchi a delle figure del lavoro più garantite e sindacalizzate. E nell'autunno successivo abbiamo il 17 novembre, dopo dei movimenti importanti che si sono dati nella primavera e la considerazione evidentemente da parte del governo che la sconfitta degli cheminots potesse costituire l'apertura di un terreno di applicazione dell'agenda neoliberale. E così non è stato.
Così non è stato. Questo non vuol dire che il progetto di Macron sia, anzi, al contrario, adesso nella fase estiva ci presenta due grandi riforme, che sono la riforma del regime di assicurazione e la riforma del regime pensionistico. E però bisogna considerare il 17 novembre in questo quadro. Crisi delle forme sindacali, da un lato, e dall'altro crisi della Costituzione materiale della Quinta Repubblica. E torsione autoritaria di questo sistema. Il sistema della Quinta Repubblica, senza farlo lungo, è un sistema che combina elementi di democrazia rappresentativa e di democrazia plebiscitaria. E riporto questi elementi per provare a collocare meglio anche il problema dell'organizzazione politica dei Gilets Jaunes. Perché i Gilets Jaunes si riferiscono alla democrazia diretta? Quindi in questo contesto abbiamo il 17 novembre. Io trovo che il 17 novembre ci siano stati degli elementi assolutamente importanti. Il primo è che questa data di nascita del movimento è stata preceduta da una petizione online. Questa petizione online è una petizione che è stata presentata per il rifiuto della tassa carbone. Nelle settimane precedenti al 17 novembre la petizione aveva raggiunto 1.200.000 firme. C'era come un riverbero nelle reti sociali. L'elemento delle reti sociali è assolutamente fondamentale nel comprendere la genesi e l'evoluzione dei Gilets Jaunes, non separandolo evidentemente dalla dimensione di appropriazione dello spazio urbano, dalla fisicità dell'iniziativa. E quindi c'era questa petizione che già poneva la questione ecologica che tu segnalavi prima nei termini di una contraddizione, nei termini di una ingiustizia. Che cosa accade? Nei giorni prima il movimento dei Gilets Jaunes, che sta per nascere, sta già nascendo, viene definito come antiecologico. Ci sono una serie di stigmatizzazioni che in maniera organizzata vengono proposte, quindi si presenta un quadro che prova ad iscrivere questo movimento nella sequenza che andrebbe dal Brexit a non so cosa, l'elezione di Trump, e quindi i periferici che non colgono il tema della transizione ecologica, che sono separati dalle basi più sindacalizzate, che non colgono quali sono, diciamo, gli enjeux, la posta in gioco del presente. E quindi parte una macchina della comunicazione su cui, a mio avviso, già è stato detto molto, ma è abbastanza importante sottolinearlo, che è fatta di attacchi, di stigmatizzazioni, eccetera. E là il 17 novembre vediamo uno scenario completamente diverso. Vediamo uno scenario completamente diverso dove si dipinge sui media la Francia rurale che insorge contro la Francia urbana, laddove invece adesso con uno sguardo più attento vediamo quella che è la disseminazione spaziale dei Gilets Jaunes, vediamo che il punto di maggiore concentrazione il 17 novembre è stato esattamente lo spazio della metropoli diffusa, lo spazio del periurbano, cioè di quel vettore dell'urbanizzazione che investe i territori attorno alle grandi città. Perché viene posto il problema del rifiuto della tassa carbone? Perché investe evidentemente le condizioni di lavoro e le condizioni di vita di chi vive in queste aree, che sono aree ad alta produttività, ad alta partecipazione alla produzione sociale del paese, e nel quale il mezzo di trasporto, a causa della dismissione dei servizi pubblici, è una scelta obbligata. E quello che i Gilets Jaunes pongono come problema non è il problema di rifiutare una variante ecologica, ma di dargli un connotato di classe. E ponendo il problema, il mezzo di lavoro, la macchina è sia un mezzo di trasporto per andare al lavoro, e in molti casi, come nei casi dei lavoratori delle piattaforme, vedi Uber, è il mezzo di lavoro in quanto tale. È lì che viene posta la questione. Si dice il potere d'acquisto. Io credo che la questione del potere d'acquisto sia centrale all'inizio, ma va declinata in termini più ampi, perché il potere d'acquisto, come vediamo nelle rivendicazioni che vengono a formarsi nelle settimane immediatamente successive, assumono una declinazione specifica, per cui da un lato
c'è un'insistenza, come è stato già detto, sulle tematiche salariali. Si insiste sull'aumento del salario minimo, si insiste sulla lotta per l'aumento dei salari, e accanto a ciò vengono presentate una serie di misure che riguardano i servizi pubblici, che riguardano la transizione ecologica, quella che viene definita giustizia ecologica, e che riguardano la fiscalità. E anche sulla questione fiscale io credo che sia abbastanza importante non isolarla dall'insieme delle rivendicazioni che compongono la piattaforma del movimento, ma sia interessante invece combinarla con le altre. È stata definita come una rivolta antifiscale. È evidentemente il tema del prelievo del prelievo estrattivo sulle forme di cooperazione sociale costituito dall'imposta è stato messo al centro, ma è stato messo al centro nei termini della fine dei privilegi. Da questo punto di vista bisogna considerare che uno dei primi atti che Macron una delle prime misure che Macron ha preso è l'abolizione dell'ISF, la tassa sulla solidarietà sulle fortune, cioè sui redditi più alti che costituivano, che investiva circa 300.000 nuclei familiari al di sopra degli 800.000 euro. Uno dei primi elementi di iniziativa economica che Macron ha agito è stata la rimozione dell'ISF, è questo che gli ha subito consegnato l'etichetta di presidente dei ricchi. Macron non si è mai presentato non è mai stato né percepito, né lui stesso si è presentato come il presidente che rappresentava in qualche modo un interesse generale. Ha sempre presentato il suo progetto come un progetto parziale che voleva mettere fine alla Francia dei privilegiati, alla Francia degli assistiti, e dunque preparava, diciamo, il terreno di colonizzazione delle istituzioni del welfare. In un paese nel quale lo Stato sociale, anche per il compromesso tra le forze politiche che costituivano, diciamo, nella sua fase ascendente la Quinta Repubblica, era un compromesso fondato su alcune garanzie welfaristiche, l'état providence, lo chiamano i francesi per capirci, e alla quale partecipavano anche le forze della destra gollista. Macron rompe anche con quella tradizione. Già Sarkozy aveva, diciamo, costituito una discontinuità, ma Macron rompe anche con quella, rompe definitivamente con questo tipo di compromesso. E quindi all'interno di questo contesto che va situata il movimento dei Gilets Jaunes. Rischio di dire, avrei molte altre cose da dire, ma penso che sia meglio dibatterne. Per quanto riguarda la questione della democrazia diretta, l'ultimo elemento che vorrei sottolineare è il seguente. È un movimento che è stato definito tentacolare, se lo guardiamo dal punto di vista della costruzione di un'infrastruttura politica, è un movimento che si sta costituendo per cerchi concentrici e che si dispiega sul piano orizzontale. Nello stesso tempo, credo che questo elemento della democrazia diretta, ne abbiamo conosciute diverse di retoriche, utilizzi retorici della democrazia diretta, costituisca a sua volta un campo di battaglia. Quello che abbiamo visto in queste assemblee delle assemblee, ma quello che vediamo anche nel rapporto tra le rotonde e l'uso politico delle reti sociali, è il tentativo di costruire un'infrastruttura nella quale il problema del potere non è evaso. Il problema del potere è riconfigurato nei termini di quello che potremmo definire un contropotere. Ma assolutamente non siamo di fronte ad una, diciamo così, variante debole della democrazia diretta, per cui l'orizzontalismo diventa una mera ideologia. La democrazia diretta evidentemente deve porsi il problema della decisione politica, della decisione collettiva, dell'esecuzione delle decisioni.
pur restando all'interno di un'infrastruttura che sia adeguata a quella che è la composizione del lavoro vivo che emerge, che è emersa in questi mesi, che quindi è caratterizzata da un elemento di cooperazione sociale come qualità media dei soggetti lavorativi che hanno fatto irruzione sulla scena. E quindi da questo punto di vista la sfida è aperta. Ed è questo l'elemento che ci permette anche di mostrare come ci siano affinità e divergenze rispetto al ciclo del 2011. Rifiuto della leadership, orizzontalismo, insistenza sulla tematica democratica e nello stesso tempo dal punto di vista spaziale vediamo che c'è una articolazione maggiore. Perché il 2011 è stato essenzialmente un movimento di piazze, sono stati circondati i palazzi del potere, eccetera. In questo caso quello che invece emerge in primo piano è che ci sono più temporalità e più spazialità che si stanno articolando tra di loro. La pratica di reinvenzione dello sciopero, del blocco economico, il fatto di aver chiamato gli atti del sabato atti, a mio avviso è stata una trovata geniale. Il primo atto rinviava già una sequenza, una numerazione. Il gilet, si è forse poco riflettuto su questa incredibile trovata che è assolutamente venuta fuori nella circolarità delle reti sociali, per cui dopo la petizione qualcuno ha detto indossiamo tutti il gilet. E il gilet diviene sia l'elemento della visibilità e anche la superficie di un'iscrizione. E ognuno sul gilet esprime una rivendicazione che è la sua, ma che si compone con le rivendicazioni degli altri. L'eterogeneità si compone nei termini di un progetto comune, non nei termini di una dispersione. E quindi da questo punto di vista credo che già questi elementi siano elementi che parlino di una possibile circolarità delle lotte. Grazie. Thank you.